Eccoci qua ragazzi, buongiorno e bentornati nella casa del diavolo. Il Tringa è sempre presente, iscrizione, campanellina, pollice in su per il Tringa, doppio pollice per il diavolo, team maglie calcio nel primo commento, codice sconto Tringa per fare i vostri ordini, pagamenti alla consegna, descrizione video, Matteo Chiamenti, il milanista qualunque, iscrivetevi da Matteo, tutti i miei social e il gruppo Telegram aperto a tutti. Allora, subito due temi importanti, chiaramente la partita con l'Empoli, ma prima di andare a parlare della partita con l'Empoli andiamo a parlare del rinnovo di Matthew Cage, Matteo Gabbia. Matteo Gabbia rinnova fino al 2029, non stiamo qua a parlare di soldi, quello e quell'altro, un rinnovo molto importante perché Matteo Gabbia, e se non fosse che abbiamo un allenatore che a livello di idee, tutte le idee che prende sono abbastanza discutibili, Matteo Gabbia sarebbe già il capitano del Milan, mentre invece anche la fascia, come in tante altre cose, continua a passare di braccio in braccio senza farci capire chi è realmente il capitano del Milan. In questo momento sembrerebbe Theo Hernandez, perché quando non c'è Calabria la fascia ce l'ha Theo, però Matteo Gabbia probabilmente è quel giocatore che più di tutti è lo stereotipo di quello che dovrebbe essere il capitano del Milan. Giocatore serio, un giocatore composto, stile Milan, concentrato in campo sempre e comunque. Matteo Gabbia, ripeto, un rinnovo importante, e adesso sotto con gli altri rinnovi. Quello di Mike Maignan sembrerebbe stare andando avanti, per quello di Theo Hernandez non vengono fuori novità, però il Milan so che sta lavorando anche su Theo Hernandez. Poi, come sempre, vale il discorso: se volete restare, restate; se volete andare via, fuera di Val, chiunque voi siate. Tutti servono, nessuno è indispensabile. Andiamo a parlare della partita con l'Empoli. Allora, la partita, queste due partite che verranno sembrano un po' i due fine settimana del derby. Allora, oggi, domani sabato andremo ad affrontare l'Empoli e settimana prossima avremo l'Atalanta. Subito dopo la Champions era successo Venezia e poi il derby. Quindi, come si dice, il vero test per il Milan sarà quello con l'Atalanta? Assolutamente no, il vero test per il Milan sarà quello con l'Empoli, perché l'Empoli è una squadra che a livello di classifica sta messa anche abbastanza bene e non è tanto lontana da noi. È una squadra che verrà a giocare contro il Milan con la testa libera, e quindi è una squadra molto temibile. Ricordiamoci che l'Empoli è una squadra che comunque ha un bel gioco, è una squadra che cerca di giocare a calcio ed è una squadra che mette in difficoltà le squadre grosse. Quindi l'Empoli è un test per il Milan. Poi attenzione, in campionato sono tutti dei test, perché vista la posizione di classifica che occupiamo, qualsiasi partita da vincere, anche quella che sembra meno importante o meno difficile, per il Milan comunque rimane un punto di domanda, perché dopo la prestazione che abbiamo visto con lo Slovan Bratislava, ragazzi, e io penso che lo Slovan Bratislava sia più scarso dell'Empoli, tutto può succedere, tutto può succedere. Io ricordo a tutti che abbiamo preso due gol da una squadra che aveva segnato due gol in tutta la Champions League fino adesso. Quindi capite bene che quello che è successo non è banale, non è una cosa su cui si può sorvolare, non è una cosa su cui sorvolare. Allora, io in questi giorni continuo a dire una cosa, e ho visto che anche il buon Arrigo Sacchi dice lo stesso, nel senso che è il Milan che deve imporre il proprio gioco, non è il Milan che deve adattarsi all'avversario. Questa cosa di adattarsi all'avversario lo fanno le provinciali, quelle squadre che quando affrontano le squadre di pari livello allora fanno gli spavaldi, quando affrontano squadre grosse come Milan, l'Inter, decidono di cambiare il loro sistema di gioco. Il Milan deve essere una squadra con una propria identità, il Milan deve essere una squadra che contro qualsiasi avversario gioca, deve imporre il proprio gioco, deve far vedere che è il Milan.
È impossibile che qualunque squadra noi affrontiamo pensi di poter fare il risultato contro il Milan. È incredibile, ragazzi, perché qua chi ci affronta tira fuori il petto. Qualunque squadra venga ad affrontarci a San Siro, in trasferta, ovunque sia, tira fuori il petto perché sa che col Milan può fare il risultato. Io quando vedo giocare le altre squadre, quelle forti, vedo che gli avversari stanno prima di tutto attenti a non prendere il gol. Contro il Milan invece tutti quanti il gol cercano di farlo, perché sanno che una volta che ci fanno il gol noi ci innervosiamo, non siamo capaci a reggere le pressioni e andiamo in ansia e combiniamo guai uno dietro l'altro. Questa squadra avrebbe bisogno di un pochettino di stabilità, e la stabilità, caro mio Fonseca, non la trovi continuando a mettere in campo una formazione diversa ad ogni partita, continuando a cambiare il sistema di gioco in ogni partita. Questo vuol dire soltanto confondere i nostri giocatori. Lo stesso Leao, dopo la partita con lo Slovan Bratislava, dice una frase inquietante. Siamo a dicembre e se un giocatore dice che ancora certi dettami tattici dell'allenatore non sono entrati bene in testa, è preoccupante. È preoccupante. Perché questa squadra è forte. Questa squadra è forte. L'unico problema è che è allenata da un allenatore che non riesce a creare gruppo. L'unico problema è questo. E poi è inutile che andiamo a cercare grandi cose sui social. Ah, per me la dirigenza, questo, quell'altro. Ragazzi, il problema di questa squadra è l'allenatore, punto. Ma non perché Fonseca, io ce l'abbia con Fonseca, perché ripeto, a me Fonseca a livello umano piace anche. A me sentir parlare Fonseca piace. Perché è una persona che culturalmente è importante. Ma al Milan non serve uno studioso. Al Milan serve un allenatore. A noi che tu fai lo scienziato non ce ne frega un cazzo. Abbiamo bisogno di un uomo semplice di calcio. Quello che tu non sei, perché quello che stai facendo adesso è semplicemente confondere una squadra già confusa, una squadra che già sta andando allo sbaraglio. E ripeto, fermiamo tutto prima che sia troppo tardi, perché ripeto, queste cazzo di vittorie che arrivano, che per carità ci mancherebbe anche che non vogliamo vedere il Milan vincere, ma continuiamo a mettere la polvere sotto il tappeto. Poi ripeto, io sono il primo a sperare che Fonseca rimanga il nostro allenatore per 10 anni, perché vuol dire che allora il Milan avrà vinto. Ma se andiamo avanti così, questa stagione sarà troppo tardi per recuperarla. Altro discorso, ragazzi. Siamo senza un attaccante. Qua continuiamo a parlare di centrocampisti, questo e quell'altro. Ma a noi ci serve un attaccante. Qua non si può pensare di giocare in Serie A, in un campionato più bloccato e tattico d'Europa, senza un attaccante di riferimento in area di rigore. Cioè facciamo 170 cross a partita, non riusciamo a fare un gol di testa. È allucinante, sono uscite fuori le statistiche degli attaccanti alternativi della Serie A. Fra Abraham e Morata abbiamo fatto 6 gol. Gli altri 11, 13, 14, 12. Solo il Napoli. Però anche qua c'è da aprire un discorso e prima di chiudere lo facciamo. Ragazzi, è imbarazzante. Il Milan fa 6 gol con 2 attaccanti pagati 2 spiccioli. È un problema. Il Napoli fa gli stessi gol con 2 attaccanti pagati fior di soldi e nessuno dice niente. Fatemi capire com'è la cosa. Se quelli del Milan fanno 6 gol in 2 fanno cagare, anche quelli del Napoli fanno 6 gol in 2 fanno cagare. L'unica differenza è che il Milan i suoi attaccanti li ha pagati 13 milioni, voi gli attaccanti li avete pagati 50 milioni. Vi voglio bene a tutti, sempre forza vecchio, qua rosso nero, ricordo su questo canale si fa la vecchia maniera, noi siamo vecchio stampo, ciao a tutti.